Caro amico, cara amica, buongiorno. Dio ti benedica in questo nuovo giorno, che Dio possa darti coraggio, forza nell'andare avanti, qualunque siano i tuoi problemi, qualunque siano i tuoi pensieri. Sappi che Dio, se tu lo permetterai, camminerà insieme a te. Sì, perché Dio ti ama. E voglio portarti un esempio. Un giorno un professore entrò nella sua classe. Come sempre era di solito fare, ma questa volta entrò con un aventiero in mano, chiedendo ai suoi alunni chi volesse quell'aventiero. I suoi alunni alzarono la mano. Sempre questo aventiero fu stropicciata nelle mani del professore, fu fatta pallina e appoggiata sulla cattedra. E chiese ancora ai propri alunni: c'è qualcuno in mezzo a voi che ancora vuole questa 20 euro? E tutti quanti alzarono la mano. Riprese questa 20 euro fatta a pallina, la buttò per terra, la schiacciò e chiese ancora agli alunni se c'era qualcuno in mezzo a loro che volesse ancora quell'aventiero, e tutti alzarono la mano. Quell'aventiero fu presa da terra e buttata in un bicchiere di acqua. Dopo alcuni secondi, alcuni minuti, fu tolta dal bicchiere e riposata sulla cattedra. Quell'aventiero che ancora gocciolava. E il professore chiese ancora agli alunni: adesso, c'è qualcuno tra di voi che ancora vuole questa 20 euro? E le mani alzate furono sempre le stesse. Caro amico, cara amica, non importa come tu vivi la tua vita, non importa quale sia la tua vita in questo momento davanti ad altri occhi, non importa quello che tu hai ricevuto, non importa il male che tu hai ricevuto, se forse la tua vita davanti ad altre persone ti sembra che sia misera, se la tua vita ti sembra che sia insoddisfatta, che sia infelice, perché forse viene ancora assalita da problemi, da ansie, da timori, da paure. E credi forse che la tua vita non valga più nulla. Sappi che il tuo valore non è mai cambiato. Quell'aventiero, nonostante sia stata stropicciata, schiacciata, calpestata, affogata, il suo valore non è mai cambiato. E gli alunni continuavano a alzare le loro mani. Dio allarga ancora le sue braccia per la tua vita. Dio ha mandato suo figlio a morire sulla croce per la tua vita, perché la tua vita non ha perso di valore davanti ai suoi occhi. E proprio nel versetto 4 del capitolo 43 del libro di Isaia, il profeta Isaia parla così: perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Il Signore parlò attraverso Isaia. Queste parole erano rivolte al popolo di Israele. Così queste parole sono rivolte a te quest'oggi. Qualunque sia la tua vita, sappi che sei prezioso agli occhi del Signore, sei stimata e ti ama. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, colui che ti ha formato. Sì, il Signore ti ha formato e ti conosce fin dalla nascita e ti guida, ti protegge, dicendoti non temere. Perché io ti ho riscattato, io ti ho chiamato per nome, tu sei mia, tu sei mio.
Dio ha mandato suo figlio sulla croce e ti ha riscattato, ha pagato a caro prezzo la tua vita. Ha fatto uno scambio. La sua vita con la tua, la sua vita con la mia. La vita di Gesù ha riscattato le nostre. E ti ha chiamato per nome. Ti tratta come figlio, non ti tratta come un'estranea. Non ti tratta come un estraneo, dicendoti: tu sei mio, tu sei mia, tu mi appartieni, io ti amo. E anche quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Caro amico, cara amica, anche se dovremmo passare delle problematiche, delle difficoltà, qualunque sia la tua difficoltà quest'oggi, sappi che Dio non permetterà che tu possa essere sommersa dai problemi. Lui ti darà sempre comunque la soluzione per poterne uscire fuori. E sai perché? Perché tu sei preziosa ai suoi occhi e Lui ti ama. Ha riscattato la tua vita con la vita del suo figliolo Gesù. E questa mattina, caro amico, cara amica, vogliamo inchinare i nostri capi dicendo: Signore, voglio ringraziarti, Signore Dio, per come tu mi dai la possibilità, Signore Dio, di venire davanti alla tua presenza, di prostrarmi, Signore Dio, davanti al tuo trono di misericordia ancora oggi. Sì, Signore Dio, perché la tua misericordia è grande, la tua bontà è grande, il tuo amore per ognuno di noi è grande, Signore Dio, e l'hai dimostrato, Signore Dio, portando il tuo figliolo sulla croce, compiendo quell'opera, Signore Dio, quell'opera di sacrificio. Sì, Signore, malmenato, calpestato, è andato sulla croce per la mia vita, perché, Signore Dio, la mia vita è preziosa ai tuoi occhi. Tu mi ami, Signore Dio, e con questo ti voglio ringraziare, ti voglio lodare, adorare, e voglio innalzare il tuo nome ogni istante della mia vita. Sì, Signore Dio, fatti conoscere da me, scendi con la tua presenza, col tuo spirito, Signore Dio, e tocca il mio cuore, Signore Dio. Perché oggi, Signore, nonostante le difficoltà, nonostante le situazioni, io confido in te, Signore Dio. Io ho fede in te, io ho fede alla tua parola. E so, Signore Dio, che le tue orecchie, Signore, sono attente alla preghiera del giusto, alla preghiera, Signore, di colui che la fa con il cuore aperto. Sì, Signore Dio, ascolta la mia preghiera. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Tu sei preziosa ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Caro amico, cara amica, Dio ti ama, Dio ti è vicino, Dio ti guida e ha cura della tua preziosa vita. Ci sono dei momenti che passi nella vita, quando tutto sembra andare contro te. Paure e ansietà, problemi, difficoltà, sembrano montagne nel cammino. E a volte ti domandi il perché di questi momenti e stai lì a pensare e ripensare se qualcosa in te non va, se sei fuori dalla sua volontà e in mezzo alla tempesta la sua voce giunge al tuo cuore. Quando passerai attraverso le acque io sarò con te, perché, perché tu appartieni a me. Quando tu cammini
camminerai, in mezzo al fuoco non sarai bruciato, no, perché tu appartieni a me. Ci sono dei momenti che passi nella vita, quando tutto sembra andare contro te. Paure, ansietà, problemi, difficoltà, sembrano montagne nel cammino. Oh, e a volte ti domandi il perché di questi momenti, e stai lì a pensare, ripensare se qualcosa in te non va, se sei fuori dalla sua volontà, e in mezzo alla tempesta la sua voce giunge al tuo cuore. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te, perché tu appartieni a me. Quando tu camminerai, in mezzo al fuoco non sarai bruciato, no, perché tu appartieni a me. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. E quando passerai attraverso le acque, io sarò con te, perché tu appartieni a me. E quando tu camminerai, in mezzo al fuoco non sarai bruciato, no, perché tu, sì, tu appartieni a me. Sì, tu appartieni.